sindaco di Chiasso, autrici ed autori, signore e signori, caro Giacomo, comunque vada, stasera sarà un successo. E per cominciarlo bene, io direi di dare la parola alla musica. Dopo vi diranno chi sono io, non ha importanza. Scherzi a parte, cominciamo con una canzone in dialetto, perché questo è il tema della serata. È una canzone che ho scritto io, sono Luca Maciacchini, sono uno dei giurati, ed è tratta da questo album che si chiama Imparare dal tacchino, e vi faccio l'unica canzone in dialetto contenuta in questo album. Vi dico solo il titolo, no, poi faccio anche la canzone. A po' di ninga parla mal de l'ur. E cantavi i me canzon, che mettevi la poesia, in di Lucai e in di quei fest, in due la gente la t'asculta mia. Sempre Andrea cerca un posto, in due canta e anche a me spaga, vestratame un gras de rosto come un pover disgrazia. Ti te set, n'artista, te set fortuna, el tole minga un laura. Ma per una sera v'un di quei giust e il ma subit segnala quel che fu leva de so gust e un delur per il ma chiama. Ho passato tutta una vita da gados e a contestai, certo nel vostro corteo voi non mi vedrete mai. No al razzismo, all'egoismo, tu ma fratellanza e amor, però adesso che me fa laura. A po' di minga parla mal de l'ur, a po' di minga parla mal de l'ur, perché me dan la ribalta e mi vussota ai riflettur. A po' di minga parla mal de l'ur, a po' di minga parla mal de l'ur. Avi dei fans dei collega, poi a se seri invidius. È da una vita che mi vorevi diventare ric e famous, ma avria mai pensato di ringraziare proprio chi che dice per la nostra terra noi siamo pronti anche a morire. Tira insieme tutti gli amici per salvare i nostri radici, de fa il bravo per mandit canti e lag i so personaggi, soprattutto canti in dialetto. Le a se pari me ingaggio, le una far propri perfette. Sun rivai in televisione, a Sanremo al Palasport, i miei brani in del download avan sempre più se fort, come l'ur mamme tu su. Pudaran sempre trangio, perciò adesso gude sta attent. A po' di minga parla mal de l'ur, a po' di minga parla mal de l'ur. Niente idee, niente politica, in diversi tocan sun. A po' di minga parla mal de l'ur, a po' di minga parla mal de l'ur. E le duma grazie a lum, se ti te set el numer vun. A po' di minga parla mal de l'ur, a po' di minga parla mal de l'ur. Grazie mille. Adesso mi sembra giusto dare la parola all'editore, a colui che ha promosso questo concorso, dialetto, racconti e poesie. È una persona che è amica, che fa molto per Chiasso e per il Ticino, ma che è fondamentalmente vicino al dialetto. Quindi Giacomo Morano. Io ho solo ringraziamenti. I ringraziamenti prima di tutto vanno alle persone che si sono messe in gioco per darmi una mano come giuria. Quindi ringraziamenti a Edo Bobbian,
Ringraziamenti a Luca Maciacchini, Tita Bernasconi, Daniele Martini e maestro Roberto Catenazzi. Quindi grazie a loro per avermi dato una grossa mano. Ringraziamenti vanno agli sponsor che hanno dato una mano per la realizzazione del libro, perché voi sapete che per realizzare un libro ci vogliono ore di lavoro e ovviamente la carta e tutto quello che ci vuole. Quindi i ringraziamenti più sentiti a voi autori, perché io non invidio la giuria, ma neanche tanto così, perché avete fatto delle cose straordinarie. In più, gente proveniente da tutto il cantone, quindi dialetti diversi, dialetti molto variati, bellissimi, una cosa fantastica. Sono veramente felice di questo, quindi spero di non aver dimenticato nessuno, anzi ringraziamo anche il Mövenpick, chiaramente, che ha messo a disposizione la sala e ci offrirà l'aperitivo questa sera. E poi ringraziamo anche, perché domani pomeriggio, chi vorrà venire, ci sarà la merenda con gli autori a Motto in Val di Blenio, quindi grazie anche all'Osteria Trevie, che farà altrettanto. Quindi la premiazione non la rifaremo, perché sapremo già, però potremo leggere dei brani, perché sarà importante riprendere le diverse pronunce. Sarà una cosa straordinaria. Io spero ci siate tutti, perché per poter immortalare le diverse pronunce che arrivano da tutto il cantone e qualcosa anche da sotto la ramina. Quindi grazie a tutti, grazie ovviamente al nostro sindaco Bruno Arrigoni, che stasera ci ha onorato della sua presenza. E poi io ho sempre paura di dimenticare qualcuno o qualcosa, ma spero di avervi ringraziati tutti. Allora, il nostro Luca Maciacchini, qualcuno di voi magari lo conosce solo per via della voce, perché fa una trasmissione su Rete 1, fa una trasmissione su Rete 1, che è Sema Mochi, giusto? Insieme a Ior Milano Fabio Sala, perfetto. Quindi magari qualcuno di voi lo conosce solo dalla voce, però qualcuno l'avrà conosciuto anche nel grande schermo, perché ha fatto la comparsa, no, che comparsa? Un'azione speciale, la Palmira Complotto del Mendrisiotto. La Palmira Complotto del Mendrisiotto, e lui era la tua parte, qual era, che non mi ricordo, mi ricordo che avevi il cappello, la guardia giurata nella Palmira. E qui ovviamente stasera ha cantato anche per presentare il suo nuovo CD, Imparare dal tacchino. Coedito da Giacomo Morandi. Ecco, vabbè. Quindi grazie ancora a tutti, e io ridò la parola a Edo Bobbià, perché l'emozione qua comincia a essere troppa. Grazie Giacomo. Prima di entrare nel merito del premio, anche perché io vorrei spiegarvi che lavoro abbiamo fatto, e giustamente sottolinea l'editore le difficoltà che abbiamo avuto, lo dirò dopo, però eccolo qua il libro, ci sono dentro tutte le vostre poesie, i vostri racconti, e già questo è un qualcosa di importante, secondo me, un documento che resta, viene tramandato. E per quello che quando il buon Giacomo mi ha detto dovresti presiedere la giuria, non è che ho detto di sì così all'acqua di rosa, avevo qualche problema e ho posto dei paletti che poi vi spiegherò successivamente. Ma per me è anche un piacere, in un momento di turbolenza politico-partitica, poter passare la parola all'autorità massima di Chiasso, cioè al sindaco, che malgrado i suoi molteplici impegni, io ho sentito a voce cosa ha in mente, cosa ha fatto questa settimana e cosa farà la prossima,
devo dire che ti devo ringraziare in modo particolare perché hai trovato un'oretta per noi, per loro, autrici e autori, e questo ti fa sicuramente onore. Grazie a tutti. Bene, che da parte mia un paio di parole le dico ben volentieri. Beh, Chiasso Cultura è un bimonio molto importante e non è un slogan politico, sono i fatti. A Chiasso abbiamo il Dicastero Cultura dall'84-88, quindi forse il primo comune che l'ha fatto in Ticino, e questa settimana abbiamo vinto un premio, non so se l'avete sentito, il premio Doron, che è una fondazione di Zugo che elargisce annualmente un premio di 100.000 franchi, e quest'anno è arrivato al Centro Culturale di Chiasso, che forse qui non è così conosciuto questo onorificenza, ma a livello svizzero è uno dei più alti che ci sono, e questo ci ha fatto particolarmente piacere, perché non è il fatto che, non so, questo municipio ha fatto che, è da 30 anni che si cerca di proporre qualcosa verso la cultura, tramite il Cinema Teatro, il Mass Museum, spazio officina, la biblioteca e anche altre attività tipo la festate, il jazz al teatro, o anche attività qui al Olympic. Domani mattina c'è la jazz matinée, quindi se qualcuno ha un attimo di tempo venga qui, che effettivamente è sempre un ottimo livello. E anche iniziative come queste del Giacomo, che è un amico di Chiasso, fanno piacere. È chiaro che la cultura costa, non è sempre facile difenderla, però una società senza un minimo di cultura, senza qualcosa di messaggi, dispiace, ma è una società vuota. Quindi il nostro obiettivo, anche come municipio, è quello di continuare quello che si sta facendo da parecchi anni. Termino qui, ringrazio ancora Giacomo, e soprattutto un'iniziativa che tocca il territorio, questo è importante. E niente, vediamo chi sarà il vincitore, ma io penso che tutti i 9, sono giusto 9 attori e attori, no, scrittori, meritano sicuramente un plauso. Grazie. Ecco, vi dicevo prima che questo compito di presiedere la giuria non l'ho preso con leggerezza, e quindi mi sono sentito in dovere di preparare un testo che adesso vi leggo. In particolare il piacere e l'onore di aprire questa cerimonia del concorso per poesie e racconti dialettali proposti dal Giacomo Morandi, che ho già ringraziato, ma che ringrazio di nuovo, eccolo lì, tesissimo come tutti noi, perché ve lo dirò dopo. Morandi è un personaggio a dir poco eclettico e con un'inesauribile voglia di fare. Come voi, autrici e autori, un creativo, ma orientato più verso le composizioni musicali. Da qualche anno ha fondato una sua casa editrice e si impegna nell'informazione regionale tramite approfondimenti tematici che egli stesso realizza e divulga sulle TV private. Prima di arrivare al clou della serata, cioè alla premiazione, permettetemi alcune precisazioni che mi sembrano necessarie e doverose. La prima è che il signor Morandi ha sottoposto i vostri testi a persone preparate e legittimate per una prima verifica tecnico-linguistica, vale a dire alla correttezza, scorrevolezza e ad alcune regole basi che anche nel dialetto devono essere rispettate. La seconda precisazione è che egli ha poi voluto una lettura e classifica non più di forma ma di sostanza. Per questo ha invitato alcuni suoi amici, tra cui il sottoscritto, con il compito di dare delle note secondo le nostre convinzioni, il nostro sentimento, il nostro cuore. Posso garantire a tutti voi che è stato fatto un lavoro serio e coscienzioso, testi letti e riletti con una grande difficoltà nello stabilire le classifiche di merito. In passato avevo già svolto compiti analoghi, ma mi erano sembrati più semplici e per di più in italiano.
La riunione del collegio giudicante, per usare una parolona, ha poi dato il risultato che fra poco ufficializzerò. La mia passione per la lettura e per il dialetto, ben nota all'editore, mi ha permesso questa magnifica cavalcata culturale sui vostri testi. A nome dei colleghi di giuria devo esprimervi ammirazione e riconoscenza per il lavoro che avete svolto. Io vi vedo come concreti animatori della cultura del dialetto, testimoni della saggezza popolare, ma anche insostituibili divulgatori e posteri della nostra parlata che altrimenti andrebbe persa. La lingua della nostra gente, disuguale per regione ma piena di calore umano, viene letta e trasmessa a chi vorrà sapere e capire di più del nostro vissuto. E non mi sembra affatto cosa di poco conto. Per quel che mi concerne personalmente, devo confessarvi che ho provato emozioni e anche commozioni. Mi sono trovato spesso quale persona viva e vicina ai momenti raccontati, alla gente semplice, così ben descritta, ai valori di un tempo che mi sembrano diversi dagli attuali. Rispetto, dedizione, sacrifici, gioie e dolori vengono attualizzati con una maestria che mi ha stupito. Quindi, a ben guardare, un doppio ringraziamento a voi per questa abilità nel far suonare armonicamente le corde dei ricordi di luoghi e di persone care. Nella collana Le voci estratte dal vocabolario dei dialetti della Svizzera italiana si dà sempre più importanza e alta dignità ai nostri dialetti. Per esempio volumi come Cristo, Croce, Crocifisso oppure Il Muratore, gli ultimi che ho letto, hanno il grande pregio di mantenere viva la memoria di un parlar semplice ma importante per tutti. Oggi ci si parla molto meno e ben sapete le conseguenze di questo individualismo capace alle volte di frammentare inadeguatamente la nostra società con tutto quel che ne consegue. Noi della giuria avremmo voluto premiarvi tutti, forse è un punto di debolezza, ma forse è anche un punto di forza. Tutti al primo posto, ma le regole ferree del concorso non ce lo hanno permesso. Ognuno di noi ha espresso il suo giudizio sui testi, senza ovviamente conoscere l'autore, arrivando alla classifica finale con i primi tre classificati. Questo è il lavoro che abbiamo svolto, l'abbiamo svolto veramente con passione e devo dire che il risultato è veramente una esatta ricapitolazione dei sentimenti nostri. Prima di passare oltre vorrei però far leggere a Giacomo, perché lo merita, la poesia di apertura del libro. Io ho provato a leggerla, ma poi ho detto no, non ci siamo, meglio passare la parola. Giacomo, vai avanti e dopo entriamo nel vivo. Non volevo leggerla, ma lo fai. No, io vorrei dire perché... Allora, un medialet alle di fare, al vento sotto la ramina, le di fare anche da quel da Minà, ma la capis anche la Madunina. Le differen da quel da Lugan, dalla Mesulcina e da Corteglia, ma da Lodi fino a Iroe si capisce un calena meraviglia. In tutti i dialetti, ma la lingua è una, quella che si parla sotto i Turion, che sia da Cislac o che sia da Benizona, in qui custema, in cui sul bison. In tutti i dialetti, ma la lingua è una, da Gutard a Milano, ma le mingul tagliano. Sposta, ma poi alla fine la classifica bisogna pure leggere. Io direi di cominciare con i racconti. Lo devo
fare la valletta. Scusate. Pronto? Partiamo dal terzo, venendo in su. Per dirvi delle nostre difficoltà, per quel che riguarda i racconti, abbiamo al terzo posto tre ex aequo. E non c'è stato niente da fare, ognuno ha confermato i voti e il risultato è questo qua. Chi sono i premiati? Gilberto Bossi Caneggio. Credo che sia un premio meritatissimo, forse solo per quanto ha fatto per la sua valle, Gilberto, quanto ha fatto per la nostra gente, te lo meriti e tanti auguri, specialmente per la tua salute. Era un maestro quando andavo io a scuola, non credevo in me era metoduta, elementare. Secondo ex aequo al signor Giorgio Genetelli di Maggia. Allora, primo non so immagino, ma complimenti anche a lei. Sono contento di poterle dare questo premio. Terzo, il terzo premio ex aequo. Ti lascio un po' di suspense. Sandro Mombelli di Stabio, con un bellissimo racconto. Zio Demetrio. Ecco, e questi racconti, per noi che siamo di Stabio, hanno un valore molto molto importante. E io ti prego, continua a scrivere, visto che adesso ne hai il tempo, e fallo comunque con la tua audacia. È di tipo creativo il primo. È di tipo creativo il primo. Comunque, Sandro, grazie. Tanti complimenti. Grazie. Allora, secondo racconto che ha raccolto tanti consensi è stato assegnato il premio, secondo classificato, a Lucia Volpi di Castelnuovo, non so se c'è, bene! Che io non so bene dov'è, me lo spieghi. Vicino a Giacomasco, quindi gente nostra, gente nostra. Complimenti signora, veramente molto bello. A lei? Oh mamma mia! Posso fare una precisazione? Sei tu capo? No, voglio precisare che, come avrete detto nel regolamento, i premi in natura erano eventuali, no? Significa che i premi in natura in sostanza sono stati dati dagli sponsor senza impegno, quindi sono in più, perché i premi erano dei libri, no? del Vescia Quinto Sui, quindi della nostra antologia. Poi quello che c'è in più, ecco, ringraziamo ancora una volta i nostri sponsor, poi dopo magari li citeremo anche, perché a parte che ritroverete comunque nel libro. Bene, grazie, arriviamo al primo classificato. Primo classificato nella categoria racconti è la signora Mariangela Pagani di Ligornetto. Gentilmente offerto da Carlo Cohen S.A. Però
siccome mi spiace mandarvi via, inserisco un pezzo musicale prima di arrivare alle poesie. Quelli delle poesie mi odieranno, ovviamente, perché sono lì che non fermano la pelle. Però, come il regolamento va rispettato, anche le volontà dei colleghi giurati vanno rispettate. Beh, già che ci siamo, facciamo un altro brano tratto dal CD Parare l'attacchino. È in italiano, ma credo valga la pena ascoltarlo, perché anche se è riferito all'italiano medio, anche il ticinese credo che ci possa ritrovare, ci riguarda tutti. Si chiama Il sondaggista. Italiano non rima con opinione, opinione non rima con pigrizia, pigrizia non rima con informazione, informazione non rima con italiano. Sapere cosa fare, per cosa protestare, se mi devo incazzare, se mi devo rassegnare, TV, giornali, web, cartelli e passaparola. Ma guarda quanti stimoli in una volta sola, per sapere cosa voglio, per idee più chiare in testa, di rimedio ce n'è uno. Sentire un sondaggista. Al 32% si attesta agli italiani che prima di mangiare si lavano le mani, ma un 41% ritiene che l'igiene è da considerare, ma senza ossessione. Al 26% il tempo che uno perde se sta fermo col rosso e passa con il verde, ma che per sé bisogna prendersi più tempo, è opinione di un 53%. E politicamente lui forgerà la mente degli indecisi, dei cinici e delusi. Dichiara che fatica arrivare a fine mese l'82% del bel paese, ma il 36% di questi si basa sulla colpa data alla tassa sulla casa. È giusto nel lavoro dar la priorità a chi è più competente o a chi è nato qua. Assumere l'immigrato, si sa, poco ci costa, ma quando c'è la crisi, padroni a casa nostra! E la percentuale di chi non sa che pensare ogni giorno sale. Meno male che c'è il sondaggista che estrae dal suo cappello le intermittenze del nostro cervello. Sul fatto del momento lui le idee raccoglierà e la più gettonata l'opinione mia sarà. Sul tema più urgente, l'italiano e il sesso, un 12% si dice un po' represso, soltanto il 2% d'essere lieto a ben donde, l'86% non sa o non risponde, sulle misure per la qualità della vita, la percentuale è equamente ripartita, tra auto ecologiche, i cibi più sani, ma anche le aiuole per far pisciare i cani, e intanto nelle strade la moneta cade per chi è disfatto. Da indigenza o sfratto. Tagliare gli stipendi ai parlamentari ed abolire i loro privilegi vari, meno dell'1% su ciò è fuori dal coro, e sembra proprio che i parlamentari siano loro, e fra i candidati alla presidenza ogni giorno si registra lieve differenza, e scende un poco il nero e sale un poco il rosso, e dal piccolo schermo ogni dì si danno addosso, e la percentuale di chi è in alto mare ogni giorno sale, hai voglia a nuotare, ma il sondaggista ti stimola a capire, e anche quello che non sapevi ti fa dire, se quello che penso giusto è idea di poche persone, di essere nel torto provo già la sensazione. Ma il sondaggista sa bene che il campione che lui intervista non è tutta una nazione, e allora lui dall'alto di quale autorità vuole darci ad intendere che questa è la realtà. Il sondaggista, il sondaggista, il sondaggista. Secondo il 33% degli intervistati, questa canzone sarà il tormentone della prossima estate. Un altro 33% ritiene la canzone carina ma inadeguata per questo contesto. Il rimanente 34% afferma: ma Giacchini, ma vai a lavorare. Bene, ci è raggiunto in sala anche
la municipale Sonia Colombo, capo di Castero Polizia, quindi vedete, siamo veramente onorati di accogliervi a Chiasso, eh? E ringrazio ancora l'autorità, grazie Sonia che sei arrivata. Tra la giuria, vi ho detto, abbiamo avuto tante discussioni, tanti dubbi, un po' la guida sul dialetto ce l'ha fatta un personaggio che è qui seduto dietro di me, Tita Bernasconi, laureato in lettere a Friburgo, attore di commedie dialettali, giornalista alla radio, giornalista del calcio minore, potrei continuare. Sindaco di Brusino, paese difficile Brusino, sono in 30, litigano in 40, è difficile. Comunque, lui vuole portare il suo pensiero a voi, anche per segno di ringraziamento, e gli passo volentieri la parola. Beh, vi ripeto, è un piacere innanzitutto essere tra amici che rispettano il dialetto, amano il dialetto e che quindi fanno parte della nostra società in maniera molto attiva e costruttiva. Perché il dialetto? Personalmente sono sempre stato legato a questa cultura che ai tempi, ai miei tempi, veniva considerata quasi una forma di sottocultura. A scuola spesso o determinati o certi genitori parlavano ai propri figli e figlioletti in italiano perché il dialetto avrebbe avuto una cattiva conseguenza nel prosieguo della scuola, degli studi, eccetera. Non vi dico gli strafalcioni che capitavano in questi insegnamenti italiani da parte che era sempre gente che era sempre stata abituata a parlare il dialetto. E quindi, beh, è stata un'esperienza decisamente negativa che col passare dei tempi fortunatamente è stata cancellata. Comunque il dialetto è sempre stato considerato un po' il parente povero della nostra cultura. Ricordo in radio, e parlo degli anni 70, quando uscivo a perdere interviste e utilizzavo il dialetto, ero uno dei pochi che utilizzava il dialetto, se non il primo in quegli anni, venivo guardato un po' con una certa diffidenza. Mentre quando riuscivamo a proporre delle commedie con Sergio Mascoli, che è stato il mio maestro, commedie anche valide, socialmente impegnate, ma anche di un caldo contenuto sociale, ecco che allora l'intelligenza guardava con una certa diffidenza questo dialetto e questi risultati, perché erano risultati invalidi. Poi ad agio agio è cambiato. Uomini di scuola, e qui parlo del professor Mombelli, parlo del professor Bottinelli, particolarmente vicino al dialetto, anzi un lettore del dialetto ai nostri tempi, ecco che gradatamente questo dialetto è diventato una riscoperta nostra. E oggi come oggi posso dire che c'è un rifiorire, non perché voi avete scritto poesie e temi in dialetto, ma è quasi un onore poter discutere e parlare in dialetto. È un fatto particolarmente vantaggioso per chi sa il dialetto ed è un fatto particolarmente gioioso per chi si esprime in dialetto e per chi capisce il dialetto. Ecco dunque che voi che siete un po' i messaggeri di questa filosofia della vita del dialetto, voi dovete senz'altro essere sempre presenti e difendere la qualità del nostro, di questa nostra lingua, che è un valore inestimabile della nostra società. Grazie Titta per le tue parole. Volevo dare la parola anche al maestro Catenazzi, che è conosciutissimo da noi, ma mi ha detto che poi la va troppo alla lunga, allora chiudiamo. Due notizie buone. La prima è che il nostro editore ha deciso di motu proprio di assegnare 3 premi speciali, quindi è un compito che si assumerà lui. E
questo è sicuramente importante. E la seconda, per dirvi delle grosse difficoltà nel scegliere la poesia. Ma ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. E con due ex equo al terzo posto, il primo è di Enrico Bernasconi, non so se è presente, Chico Stabio, anche lui è originario di Stabio, sono dappertutto, insomma. Non c'è Enrico, peccato, glielo consegneremo poi dopo. E l'ex equo terzo classificato è il signor Corrado Orelli di Cugnasco. Complimenti, ma insomma ci ha fatto tribulare qua. Grazie mille, grazie. Grazie mille. Seconda classificata. Seconda classificata. Parte vado, Lucia Volpi, ancora una volta la spara di alto non è possibile, ma le volte è possibile, complimenti, facciamo la fine tutti assieme, non ho parole. Primo classificato nella poesie è Maurizio Rusca di Balerna. Molto piacere di darti questo premio, polizia comunale, uomo veramente sempre appassionato e anche per te è stato veramente difficile fare una scelta, però stavolta già sei meritato. Complimenti, complimenti. Bravo, ti faccio anch'io che ci vediamo per altri motivi. E finalmente scopro chi è quello che mi fa attraversare la mattina. Rigidissimo, eh? Da bambino fermi qua, mi passi tu la macchina, no? Io arrivo da Medrisio, arrivi lì, tac, ed è incredibile, eh? Che tu arrivi da Medrisio non ci chiede nessuno, non ci crede nessuno, non ci passa, voglio dire. Tu arrivi da Medrisio perché porterà la tua amorosa a lavorare, no? Perché la gente magari si confonde dopo, uno che parla come te che viene da Medrisio non è possibile. Grazie. Ecco, la seconda bella notizia che vi avevo anticipato è che oltre ai premi speciali, il buon Giacomo ha deciso che l'anno prossimo riproporrà questo concorso e quindi state in campana, insomma, noi vi aspettiamo tutti perché vogliamo leggere, vogliamo entrare in crisi, vogliamo telefonarci alle 10 di sera, cosa ne pensa, come abbiamo fatto questa volta. Quindi questa è la seconda bella notizia. Il mio compito finisce qui, vi ringrazio moltissimo, vi abbiamo tenuto qui un po' di più perché ci piaceva di farlo e adesso per i premi speciali passo la parola all'editore, ritenuto che ognuno di voi riceverà un libretto ricordo di questo concorso, di questa fatica. Grazie e buona serata. Allora, queste sono delle menzioni, perché, come dicevi prima, i miei primi parole li ho in dialetto, perché il mio papà parlava in dialetto, la mia mamma la parlava in dialetto, a Camilla ha sempre parlato in dialetto, e come scrivo, un mio dialetto è differente. Quindi io ho premiato di dialetto differente. Perché? Perché andavi a schiora a Milano e mi dicevano ti arrivi da due, ti arrivi dalla Val, ok, quindi cioè io amo veramente tutti i dialetti, tutti, perché
mi danno qualcosa, mi danno qualcosa in più, e al di là appunto del tipo di dialetto, poi ho riscontrato dei contenuti particolari, delle cose che hanno risvegliato in me dei ricordi particolari, nonostante ci siano chilometri di distanza da dove arrivo io a dove sono andati questi premi. C'è Elena Sannabullo. Voglio tentare la pronuncia. Un prêtre neuf per la parrocchia da San Rocco. Sbagliato. Sbagliato, vero? Sarebbe un prêtre neuf per la parrocchia da San Rocco. Visto? Visto? Ecco. Allora, Elena, questo è per lei. È una menzione particolare. Aspetti che non è finita. Allora, per le menzioni particolari ho voluto mettere anche un CD di Strachamudin, per chi non li conosce, ecco, un CD di Strachamudin, ecco lei. Rodolfo Fasani c'è. È un peccato, perché questa poesia anche ha lasciato qualcosa di particolare in me, perché si intitola Ave Avi e parla dei vecchi, ma i vecchi, vecchi, vecchi. Quindi mi spiace che non c'è Rodolfo Fasani, spero possa esserci domani, visto che arriva da Rionzo, se non sbaglio, no, dalla Mesolcina, ah sì, di Mesocco, perdon, di Mesocco, Rodolfo Fasani, esatto. Luciana Albertoni c'è, neanche Luciana Albertoni, perché Luciana Albertoni arriva da, che avevano detto, da Biasca, da quelle parti lì, o da Bellinzona, qualcosa di genere. Anche qua il titolo è Istrion, e io sicuramente lo pronuncerò da Cislag, quindi Mary una su Cislag, ok. Istrioni dalla Clementi, parla praticamente, è un racconto, a me ha fatto venire in mente immediatamente i racconti di mio papà, per far star quiet, no? Che erano un po' per impaurirti, no? Mio papà mi raccontava la storia di un giovane in Belfort che con un pugno la mazza cincè mort, ok? E poi mi raccontava un giovane dalla gamba rossa, no? Che praticamente si apriva la botola del solaio, no? Del surè, del spazzacani, diciamo, ok? E veniva giù sta gamba rossa per far star mie gente. E qua questo racconto mi ricorda un po' quei racconti che ci dicevano per terrorizzarci, che erano ovviamente tassativamente in dialetto. E quindi mi spiace che non ci sono queste due persone, ripeto, spero di incontrarle domani a Motto, come spero di incontrare tutti voi, ricordatevi ci sarà la merenda degli autori e soprattutto leggeremo. Quindi dato che avrete visto la telecamera serve perché questa, diciamo, questa nostra cerimonia, esatto, no? Verrà trasmessa sul Saltriosauro TV, che è una web TV dove c'è anche una rubrica che si chiama Chiasso News, che parla solo delle cose belle di Chiasso, quindi tutto quello che succede di bello lo diciamo, okay? Ogni tanto vado a torturare il Bruno, magari anche con le dirette Facebook, ogni tanto torturo la Sony. Perdonatemi, sono fatto su un ragazzo così, ok, quindi devo dire qualcos'altro, Edo, perché mi sono già in agitazione, quindi non mi catasi. Ah, ecco, una foto con tutti gli autori. Questa è una cosa importante, vorrei portarti al cardiocentro stasera perché ti vedo molto teso.
comunque pregherei i premiati di fermarsi un attimo, che facciamo una foto, che trasmetteremo i quotidiani, che trasmetteremo Teleticino, forse ci dice qualcosa anche la radio svizzera italiana, televisione, RSI. Grazie, è stato veramente un piacere avervi con noi. Siete invitati all'aperitivo subito dopo e buon rientro a casa. Grazie mille.